verso il nuovo piano forestale regionale. In aula l'informativa dell'assessora Stefania Saccardi. Saranno 100 i milioni a disposizione della nuova programmazione, che seguirà, ha spiegato, alcuni assi strategici. La sostenibilità e la lotta al cambiamento climatico, la competitività delle aziende forestali e della filiera foresta-legno, la vivibilità e attrattività dei territori rurali, l'innovazione e la semplificazione amministrativa per il settore. Animato il dibattito in aula. Il primo, il problema è che c'è una scarsa remunerazione per le imprese forestali. Le aziende, cioè, che contribuiscono chiaramente in modo fondamentale a una gestione corretta del bosco, e per questo è importante aumentare il sostegno agli investimenti e all'innovazione. Altro punto che abbiamo chiarito è la questione di come dobbiamo affrontare il problema della frammentazione fondiaria. Noi abbiamo il patrimonio forestale diffuso tra tanti proprietari, molti dei quali non sono neanche imprenditori agricoli. Ci sono delle esperienze di consorzi tra proprietari. Noi abbiamo chiesto che questi consorzi vengano ancora di più incentivati. Altro punto è la filiera. Sappiamo che un conto è il boscaiolo, un conto è il commerciante del legno. Noi sappiamo appunto che è necessario mettere a rete in modo più forte la filiera, anche appunto per aumentare il reddito in mano poi a chi produce, a chi svolge il lavoro sul territorio. Sono tre linee su cui la Regione investe nei prossimi anni 100 milioni di euro. Una discussione importante che mette intanto la priorità sulla tutela dell'ambiente, delle aree boschive molto importanti nella nostra regione. Siamo la regione d'Italia che più di altre ha boschi, che peraltro stanno anche crescendo, e come tale, nel rispetto della biodiversità, dobbiamo creare opportunità di lavoro, dare merito, reddito e opportunità a chi vi lavora, coinvolgendo i territori, le amministrazioni comunali e le unioni dei comuni, e nello stesso tempo creando filiere rispetto alle produzioni che il bosco offre. Il bosco è una ricchezza. Il piano forestale regionale è una sfida importante per questa parte finale di legislatura, perché è vero l'esatto contrario di quello che si pensa. La superficie boschiva in Toscana dal dopoguerra a oggi è aumentata di oltre il 50%. Questo aumento smisurato dei boschi è un aumento che ha delle conseguenze drammatiche. Quindi noi dobbiamo avere la forza di curare il bosco, di sostenere quelle imprese, le imprese boschive che lavorano nei boschi, e noi dobbiamo sostenere quelle aziende soprattutto abbassando il carico di carte, il carico burocratico, il carico di scartoffie a cui sono quotidianamente, settimanalmente sottoposti per poter fare il proprio lavoro, e dirgli grazie. Allora, il piano forestale regionale è un'opportunità per poter ridiscutere le politiche del bosco della Regione Toscana, anche confrontandosi in maniera, se necessario, netta con chi gestisce il demanio dello Stato. Non è proprietà privata, è proprietà pubblica, significa di tutti. L'uomo ne deve far parte, le imprese ne devono far parte, e da questo punto di vista, siccome in questo Consiglio ci sono tante sensibilità positive, io penso che potremmo pensare a un intergruppo sulla montagna e sul bosco che possa lavorare al di là degli schieramenti nei prossimi mesi, nell'ultimo pezzo di legislatura, insieme. Quello che completamente manca è la consapevolezza dell'importanza delle foreste per la lotta al cambiamento climatico, cosa che ormai è talmente evidente e assodata, soprattutto in Toscana, dove vediamo i risultati di questi cambiamenti climatici praticamente ogni settimana, con alluvioni e straripamenti. Ecco, qui manca totalmente una visione ambientalista e di tutela delle foreste, a discapito di una considerazione della foresta come fonte di cippato che va a alimentare la filiera della foresta produttrice di energia, a completo discapito della filiera di produzione del legno. Tra l'altro, ho anche molto apprezzato l'intervento del capogruppo Ceccarelli, stranamente mi ha visto in sintonia su alcuni punti.
Tant'è che anche il Partito Democratico ha ritenuto di dover fare una proposta all'assessore riguardo a questo piano forestale. È evidente che ci sono delle lacune da colmare. La consigliera Noferi si è veramente messa sulla strada di una ideologizzazione, di una strumentalizzazione della vicenda che l'ha fatta addirittura criticare alcuni, se non la maggioranza, degli attuali boscaioli per come gestiscono il bosco. Io questo non lo posso accettare. Non lo posso accettare perché conosco molto bene la categoria, conosco l'attenzione che i boscaioli mettono nella gestione del bosco. Noi dobbiamo essere vicini ai boscaioli, dobbiamo essere d'aiuto noi istituzioni e dobbiamo riflettere su come poter consentire la continuità nella gestione delle foreste, perché molti giovani non continuano più l'attività dei genitori e c'era un importante patrimonio di conoscenze che veniva trasmesso ai giovani. Via libera dell'Aula al budget 2024-2026 del Parco di Migliarino San Rossore Massaciuccoli. Il documento viene approvato a maggioranza, sì di PD Italia Viva, l'astensione del Movimento 5 Stelle e il voto contrario di Forza Italia, Fratelli d'Italia e Lega. Ma il budget intanto ci segnala una realtà del parco che dal punto di vista amministrativo e contabile ha rimesso le cose a posto. È una realtà viva, dinamica, quella del parco. La gestione affidata al presidente Banni ha sicuramente dato una svolta anche rispetto a situazioni degli anni precedenti che avevano scontato alcune impasse. Il bilancio del parco è un bilancio che quota circa 5 milioni di euro, di cui 2 milioni e mezzo sono frutto di contributi che vengono dalla regione e da altri enti, ma gli altri 2 milioni e mezzo sono frutto delle attività del parco, quindi questo è testimonianza di un parco che appunto si è organizzato, si è attrezzato per avere anche proventi propri. Il documento indica anche gli obiettivi comuni a tutti i parchi e quelli specifici per Migliarino San Rossore Massaciuccoli, che riguardano da una parte il master plan per la riorganizzazione dei beni della tenuta di San Rossore e dall'altra il brand per continuare all'azione di rafforzamento della percezione della presenza del parco e dei suoi caratteri identitari. Nel dibattito in aula, Fratelli d'Italia punta il dito sulla gestione del parco. Allora, in un mondo normale il parco di San Rossore Migliarino e Massaciuccoli sarebbe un elemento di rendita positiva per il proprio gestore, in questo caso per la Regione Toscana. Quindi nel bilancio della Regione dovrebbe essere scritto San Rossore Migliarino più euro, no? Per noi diventa un costo, questo perché abbiamo una mentalità sbagliata su come ci si approccia al parco. Noi abbiamo un patrimonio immobiliare dentro, in particolar modo la tenuta, immenso, abbandonato, in buona parte di ruto, fatiscente, che non viene utilizzato, che potrebbe creare ricchezze e posti di lavoro e che invece crea un problema, un danno, perché oltretutto diventa un elemento di inquinamento perché sta crollando. E vi dico una notizia: se crolla un tetto, se crolla un muro, se crolla un palazzo, non è che poi calcinacce evaporano, rimangono lì e diventano un fattore inquinante. Abbiamo la spiaggia di San Rossore, Bocca d'Arno, Bocca di Serchio, che potrebbe essere gestita come tutte le aree marine protette d'Italia e d'Europa, con dei campi boe attrezzati dove si paga una quota annua, mensile, giornaliera per poterci andare, invece che è lasciata in abbandono. Avevamo, perché siamo in smantellamento da anni, l'azienda agricola di San Rossore, che era un fiore all'occhiello della Toscana e un modello virtuoso a livello nazionale, va bene, che ereditavamo dalla gestione della Presidenza della Repubblica. Un'azienda pubblica che si occupava in ambito agricolo e in ambito di allevamento, che è stata pian piano dismessa e che anziché produrre soldi, posti di lavoro, ricchezza, produce debiti. Io penso che San Rossore sia una purtroppo medaglia a quello che non dovremmo fare quando si gestisce il bene pubblico. Potrebbe essere un elemento, una risorsa che può creare ricchezza e posti di lavoro, invece diventa un buco da tappare ogni anno e noi di questo ne siamo profondamente dispiaciuti. Ma la vis polemica del collega Petrucci, che
ha ragionato su questo, credo che sia una ingiusta e non è rispondente a quella che è la realtà. Di fatto anche in questa estate il parco è stato visitato da migliaia di persone, c'è un programma Vivi Parco di iniziative culturali, musicali, letterarie molto apprezzate e molto frequentate. C'è la novità assoluta della possibilità di visitare la Villa del Gombo, la Villa del Presidente. Insomma, il parco sta lavorando su tutta una serie di fronti, ha la capacità di attrarre finanziamenti, ci sono 200.000 euro per realizzare un centro didattico in località Il Boschetto, laddove ci sono i cavalli allo Stato Brado. Ha una cifra simile, 200.000 euro, per fare della Villa Giraffa un centro di documentazione naturalistica ed ambientale. È stata sanata anche quello squilibrio che c'era dal punto di vista faunistico, grazie a un programma di catture di cinghiali e di daini. Oggi l'equilibrio è stato raggiunto anche a salvaguardia della biodiversità. E poi comunque in prospettiva, è bene segnalarlo, con la fine dell'anno, a dicembre, vanno a scadenza tutti i contratti di gestione sia delle strutture di accoglienza, di ristorazione, così come del centro visite. Quindi c'è la possibilità di dare nuovo impulso attraverso progetti e proposte sia di natura economica che di nuove iniziative e nuove idee. È una mostra fotografica dal titolo Dai binari della morte alle prigioni della mente, che tratta due argomenti molto delicati. Il primo tratta dell'olocausto e il secondo tratta della malattia mentale. Come filo conduttore si tratta della prigionia contro la propria volontà e sono due temi che mi hanno sempre colpito fin da piccolo, la malattia mentale e l'olocausto. Ho voluto, con la mia grande passione, la fotografia, abbinare la forza dell'immagine alla forza delle parole, perché queste cose devono essere dette, non possiamo trattenerle, non possiamo far finta di nulla, perché, come cito un grande autore, Primo Levi, se comprendere è impossibile, conoscere è necessario. Per cui questa mia è un'ulteriore voce nel coro per dire mai più. Claudio è un fotografo eccezionale, non è un professionista, ma è davvero un fotografo eccezionale per tre motivi. Intanto perché è bravissimo, poi perché non fissa un'immagine ma racconta una storia. Il terzo motivo è perché in questa storia riesce a trasmettere le emozioni. Le due mostre sono collegate da un filo conduttore che è la disumanità. Prima si parla della deportazione del popolo ebraico dall'Italia verso i campi di sterminio, i campi di concentramento. L'altra storia invece sono i manicomi prima della legge Basaglia. I manicomi prima della legge Basaglia erano luoghi dove le persone venivano completamente sottratte alla società ed erano costrette, e non sempre persone che erano affette da malattie mentali, bastava avere deformità, essere down, oppure avere un medico connivente che diceva che un figlio scomodo, una moglie scomoda era pazza, per venire a tutti gli effetti internati. E Claudio, che è, lo dico ancora una volta, un grande fotografo, riesce a fissare non soltanto immagini, ma a raccontare storie e trasmettere emozioni. Questa è una mostra che vale davvero la pena di vedere, è una mostra che ha avuto, entrambe in realtà hanno avuto l'imprimatur prima della comunità ebraica per quello che riguarda la parte dell'olocausto, poi l'allora primario di psichiatria era Rossi Prodi per quello che riguarda la prigione della mente. È un viaggio in due storie tremende, ma che vale la pena di vedere, perché è una memoria che non va persa in un caso e nell'altro.